Benvenute e si parte da in piedi. Andiamo a trovare l'allineamento. Inspiro, scavo la pancia, fuori l'aria già scavata, bacino bello neutro, spalle aperte e fuori l'aria inizio ad arrotolare giù, naso mento testa, una vertebra alla volta e arrivo fino a dove riesco mantenendo le due gambe tese. Resto lì, muovo leggermente il corpo, liberamente posso piegare una gamba, piegare l'altra, abbandonare completamente la schiena e la testa consapevolmente, giocare con il peso del corpo sui piedi. E prossima espirazione andiamo a camminare per la nostra prima plank di assetto, per cui controllo bene l'allineamento, spalle petto aperto, scapole attive. Da qua mi tacca il gomito opposto, fuori l'aria 1, dietro 2 e cambio sempre gamba, 3, 4, 5, 6, 7 e vado con il ginocchio esterno, 1 e 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, flessione completa per arrivare al pavimento, ovviamente anche le ginocchia sono ancora accentrate, appoggio completamente l'avambraccio al pavimento, estensione della colonna vertebrale con una leggera pressione sull'avambraccio per aprire già il petto e fuori l'aria rilascio giù 4 volte, inspiro vengo avanti in alto, aumento l'apertura del petto, addominale indietro e fuori l'aria giù e 3 e fuori l'aria rilascio e 4 e fuori l'aria rilascio, piccola flessione per tornare dalle ginocchia in plank e andiamo nel triangolo. Scaldo da qua il corpo piegando la gamba, guardo sotto il lato opposto e vado a invertire sotto il braccio opposto, sguardo la gamba piegata. E cammino con le due mani dai piedi, rilascio completamente giù la schiena. Prossima espirazione, piego leggermente le gambe, torno in piedi. Ok, sequenza di andare giù, plank, aggiungere qualcosa, abbassarsi, tornare, aggiungere qualcosa, è la base. Ok, e andiamo a ripetere subito, aggiungendo subito qualcosa e ci aggiungiamo il triangolo. Inspiro, fuori l'aria, rotolo giù, cammino avanti, fuori l'aria, arrivo in plank, considero bene la posizione, fermo bene, fuori l'aria, passo nel triangolo, aggiustati a distanza mani e piedi se necessario per non doverli modificare ogni volta. Da qua andiamo a fare onde, 4 onde di movimento, dal triangolo in plank, e torno al triangolo in un senso 4 e poi nell'altro senso 4, per cui il primo senso curvo la schiena, arrivo in plank, passo sotto una tavola immaginaria e l'ultima volta di questo cambio il senso, per cui passo prima sotto la tavola immaginaria e poi allontano per tornare nel triangolo e 2 e dietro e 3 e dietro e 4 e dietro, passo in plank, piccola flessione oppure grande flessione per arrivare al pavimento e andiamo a mettere l'avambraccio leggermente più avanti rispetto a prima, inspiro vengo avanti in alto, andiamo per la flessione completa, non ancora al massimo perché stiamo ancora scaldando. E fuori l'aria, rilascio giù, passando il prima possibile il peso alla schiena, alleggerendo le due braccia. E di nuovo, in avanti in alto, fuori l'aria stendo, sento la schiena che si apre, il petto che si apre, e rilascio giù, passo il peso alla schiena, ancora due volte, in, fuori l'aria faccio pressione stendo, apro ancora di più il petto, pancia in dentro, e rilascio, ultima volta,
apro bene il petto, collo lungo da dietro e rilascio giù. Vengo solamente in una piccola estensione della schiena, stacco alternando gamba destra e gamba sinistra. Iniziamo con gli slanci delle gambe dietro, e 4 e 5, l'anca non si alza, il bacino rimane immobile, e 7, 8, rimango su con la gamba destra, cerchiolini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio il senso e 1, 2, 3, schiena bella sostenuta, 5, addominali indietro, 6, 7, 8, cambio gamba e cerchiolino, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio il senso, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e rilascio giù. Posizione di flessione, spingo al contrario nelle ginocchia, vado in plank, cammino con le due mani dai piedi. E rilascio giù bene la schiena, momento di relax, di stretch. E prossima ispirazione, piego leggermente le due gambe e srotolo per salire in piedi e ci fermiamo in piedi. Facciamo un grande passo avanti con la mia gamba destra, aggiustiamo la sinistra dietro. L'importante è che il ginocchio non superi mai la caviglia andando in piega, nel piegare. Quindi piego al massimo la gamba destra e la stendo 8 volte. E piego. E stendo. E 3. E stendo. 4. E 5. E premo bene al pavimento con il piede. 6. 7. 8. Rimaniamo piegate. Andiamo a mettere le due braccia lato. Andiamo 8 volte in torsione verso destra. Fuori l'aria 1. E centro, 2 e 3 e spalle lontane dalle orecchie, petto aperto, è il busto che si ruota, il bacino, non andate a modificare se no non tenete l'equilibrio, 6 e 7 e 8 e cambio gamba, vado avanti con la sinistra, indietro con la destra. Assesto bene la posizione, due binari paralleli per le gambe, piego quanto mi consentono le mie gambe, le mie possibilità e vado, stendo e ripiego. Prendete un focus fisso per lo sguardo che vi aiuta a mantenere l'equilibrio. 3 e 4 e 5, 6, 7, 8, rimango piegata, apro le due braccia, lato 8, torsione a sinistra, fuori 1 e torno, 2 e torno, 3 e 4 e 5, 6, 7, 8, torno avanti, ok. Ci fermiamo ancora in piedi per andare a fare i nostri squat in parallelo, gambe leggermente più aperte delle anche e vado, squat dietro e torno, 2 e 3 e 4 e 5, peso bene sui talloni, 6, 7 e 8 e ok, subito gli squat, ruotate in fuori, ci torneremo dopo comunque sugli squat. Bacino in neutro, gambe ruotate in fuori, arcate dei piedi sollevatissime e vado, piego e torno, inspiro, fuori l'aria. Quando torno pensate di avvicinare ossi, osso del pube, osso dello sacro e due ischi tra di loro, per cui questa sorta di sostegno che sale per arrivare fino alla colonna vertebrale. 5, 6, 7,
8 e richiudiamo le due gambe, rimettiamo nella posizione di partenza, inspiro, fuori l'aria, arrotolo giù. E prossima ispirazione, passo in plank, passo sulla la plank laterale, braccio debole per primo, per cui il sinistro nel caso. Da qua andiamo a incrociare la gamba che avete sopra davanti e andiamo a sederci verso i piedi. Scusate le spalle, mi volto, ok? È perfetta la distanza tra mani e piedi e torno e andiamo a farlo 8 volte, abbasso verso i piedi e spingo su e 3 e spingo su, l'alternativa è rimanere in posizione, 4 e spingo su, 5 e spingo su, 6 spingo su, 7, spingo su, 8, spingo su, torno in plank, ruoto sull'altro lato, il lato forte, incrocio la gamba sopra davanti alla caviglia e vado, mi siedo dalla caviglia, allungo, e 2, su, e 3, su, 4, su, 5, su, 6, su, 7 e l'ultimo 8 e torno in plank, flessione completa, arrivo al pavimento, vado a mettere questa volta le mani sotto la fronte, piego le due gambe, apro le due ginocchia a lato, andiamo a premere un tallone contro l'altro, stacco le ginocchia e riabbasso. Se vado nella zona lombare, non stacco le ginocchia. Vado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, resto su, chiudo e apro le ginocchia. 1, 2, 3, oppure striscio al pavimento. 5, 6, 7, 8 e richiudo le gambe giù, apro le due braccia a lato, torsione al contrario, gamba destra stacca, va verso il braccio sinistro, verso la mano, torna al centro alta e cambio lato, gamba sinistra va dalla mano destra, se la toccate ben venga, e centro e torno a destra. E centro alta e sinistra, centro alta, ancora una volta per lato, destra, centro alta e l'ultima volta sinistra e centro alta, alta, recupero le due mani, flessione al contrario, plank. Arrivo nel triangolo. Ok, da qua andiamo a farci la nostra sequenza di slancio, passo sotto, ruoto sotto, apro il soffitto. Tutti la conoscono, chi non la conosce la guardi la prima volta e vede magari come modificarla. Su uno e torna esattamente da dove sono venuta, dietro. Slancio la gamba dietro, passo in plank di tac. La passo sotto, ruoto, gambe in parallelo, alzo, torno in plank e slancio dietro, riappoggio. E ancora a destra e plank e ruoto sotto, apro e plank, lancio dietro e giù e 4, plank petto aperto, ginocchio in parallelo, apro, sotto, dietro. E vado 5 e apro dietro giù 6
prendete tanta consapevolezza, ultimo parlato, di dove sono le spalle rispetto al petto, le scapole, bacino allineato rispetto alle ginocchia, ginocchia allineate rispetto ai piedi, e ultima volta. E ruoto, torno, dietro, e cammino dietro con le due mani dai piedi. Ci fermiamo gli penzoloni, se qualcuno dovesse ancora finire, si prende il tempo per finire. Nel frattempo vado a prendere poi le due braccia dietro e allungo bene le braccia in avanti. E rilascio le due braccia, rilascio ancora in avanti la schiena e recupero le energie. E soprattutto, se arriva al pavimento con le mani, ben venga, se no avvicino una sedia o mi avvicino un divano, quello che ho a disposizione, per appoggiare sopra le mani. E iniziamo con gli slanci laterali della gamba destra. Slancio lato 1 e 2 e 3 e 4 e 5 6 7 8 cambio gamba, lancio lato la sinistra 1 2 3 4 5 6 7 8 rilascio tutto giù. Piego una gamba, vado a strecciare l'anca opposta, il piriforme che ho appena sentito lavorare, e cambio gamba. E piego le due gambe, srotolo per tornare piano piano in piedi. Andiamo a chiudere le due gambe. Se avete bisogno di un appoggio, ben venga. Lavoriamo sull'articolazione della caviglia, mezza punta e giù. 8 volte, pensando di trovare comunque una plomba, un allineamento, per cui quando sono su i muscoli possono essere decontratti, se sono allineata bene, e le caviglie sono sempre unite tra di loro, in modo che si assicura che non alleno muscoli o un allineamento, non voglio andare a rafforzare la caviglia in un allineamento sbagliato. Voglio costruire la memoria muscolare della caviglia, che anche quando non ci penso stia allineata correttamente. E adesso andiamo a fare un bel flex col piede destro e saliamo solo sul piede sinistro in mezzo a punta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio piede, fletto il piede sinistro e lo alzo sul destro, mezza punta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e rilascio giù. Torniamo ai nostri squat. Allora, dallo squat parallelo giù, stenderemo e alzeremo la gamba alternata in parallelo destra e sinistra. Si parte, vado, squat, stacco a destra e squat, alzo a sinistra, 3 e 4 e 5 e 6 e 7 e l'ultimo 8 e stessa cosa con le gambe ruotate in fuori, per cui cercate veramente di non attivare più tanto i glutei, ma l'interno coscia, il gluteo piccolo a sostegno. Apriremo leggermente di più le gambe, piego, sposto il peso, l'alzo in una diagonale avanti, non pensate alla lateralissima, e torno giù, e 2 e giù, 3 giù, 4
4, giù, 5, giù, 6, squat, 7, squat, 8, rimaniamo nello squat, lo apriamo un po' di più se necessario, da qua andiamo a non ruotare il busto ma semplicemente ruotare il fianco in avanti e tornare, e sinistra, e 3, e 4, più state meglio è, 5, 6, 7, 8, ruotiamo anche il busto, vado, 1, e torno, 2, torno, 3, torno, 4, torno, 5, torno, 6, torno, 7, torno, 8, torno, gambe tese in parallelo, rilascio giù tutto. E da qua muovo il bacino destra e sinistra. E piego le due gambe, srotolo per tornare in piedi e andiamo a fare un altro passaggio dalla plank. Inspiro, fuori l'aria, rotolo giù tutto, rimango un attimo lì e sento cosa cambia nelle gambe. E fuori l'aria, step avanti in plank. Ok, da qua 8 scapole, vado 1 e torno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, provo a staccare senza muovere niente, gambe e braccio opposto, 1 e cambio gambe, cambio braccio, 2 e anche piccolino va bene, 3, 4, 5, 6, 7, 8, flessione completa giù, allungo le due braccia avanti e vado a staccare, gambe e braccia insieme, la testa rimane giù, 4 volte la testa rimane giù, 4 volte la testa segue, e vado 1, 2, 3, 4, testa segue su, 1, 2, 3, 4, sto su nuoto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, rilascio, spingo indietro e allungo sui talloni. Rilasso un attimo lì, vado un po' a destra, allungo il bacino a sinistra, cambio lato, e torno dalle quattro zampe al triangolo, al peso sui piedi. Riandiamo a prendere le due braccia dietro la schiena, da qua pieghiamo la gamba destra, sfianchiamo con il busto leggermente verso sinistra, andiamo in una torsione. E centro e vado dall'altro lato. E centro, rilascio le due braccia, piego le due gambe e srotolo. Ok, abbiamo il nostro equilibrio da in piedi con gli slanci della gamba, faremo destra e sinistra alternate direttamente, possibilmente, o fatelo, vediamo un po' se per spiegare interrompo oppure no. Comunque, schiena piattissima, gamba destra si allunga dietro, braccia possibilmente dalle orecchie e vado 8 slanci, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio direttamente gamba, allungo la sinistra e vado, 1, 2, 3, 4, tutta una questione di allineamento, 6, 7, 8 e torno in piedi, wow, tra poco andremo al pavimento, tranquille, ok, riapro, sumo squat, laterale, braccia aperte a lato, andiamo o sul ginocchio o al pavimento e torno, e cambio lato, e torno interno coscia, 3 e 4 e 5 e 6 e 7 e l'ultimo 8 e rilascio le gambe in parallelo e rilascio giù. E piego le due gambe e srotolo per tornare in piedi. E ci rimettiamo. Pronte? Iniziale, posizione iniziale. Inspiro, fuori l'aria, arrotolo giù. Rilascio. Prossima ispirazione, passo avanti in plank. Apro leggermente di più le due braccia, andiamo a fare 4 flessioni dalla plank, con i gomiti aperti, 1 e se ho necessità abbasso le due ginocchia, 3, 4 e lascio lì le due mani, spingo per il triangolo e vado a fare 4 flessioni dal triangolo, non vedo più le braccia, 1 e 2 e 3 e 4 e passo in plank di nuovo, aggiusto il peso e flessione completa con i gomiti chiusi per arrivare giù, spingo dietro, incrocio le due gambe, mi metto a sedere e allungo al pavimento, sdraiandomi e abbracciando le due gambe per questo ultimo momento a terra di relax prima. Lasciamo le due gambe al busto, apriamo le due braccia lato, iniziamo con delle semplici torsioni delle ginocchia a destra e centro e sinistra e centro e tre, fuori l'aria mentre torno con la forza degli addominali, 4, 5, 6, 7, l'ultimo, 8 e porto le due gambe a soffitto, le due braccia vanno parallele alle orecchie, vengo su un naso mento testa, da lì voglio andare leggermente con le due gambe verso le due mani senza spostare la parte alta della schiena, vado 2 e vado 3, controllo la discesa, 4 e 5 e 6 e 7 e l'ultimo 8 e rilascio giù la testa e le braccia, da qua le gambe vanno verso il pavimento, inspiro e fuori l'aria, tornano a 90 gradi, 4 volte per capire quanto distanti le posso mandare senza perdere il bacino neutro, la zona lombare, che non va in anarcarsi di più. 3 e fuori e 4 e fuori. Prossimi 4 ho la scelta di o continuare a farli, poi prendermi un attimo di riposo, oppure arrivare fino a dietro senza però darmi la spinta. Abbasso, fuori l'aria, torno al soffitto, inspiro di nuovo, fuori l'aria, le porto dietro. Alla testa parallela al pavimento, inspiro da qua, fuori l'aria, snocciolo giù una vertebra alla volta, inspiro, fuori l'aria da basso, inspiro, fuori l'aria le alzo, inspiro,
fuori, l'aria riparto dietro e ancora due volte, srotolo la schiena, chi ha fatto la metà parte direi che praticamente è arrivato al 4 e si sta riposando. E vi chiederò, se non riuscite ad andare indietro con le due gambe, di sedervi, allungare davanti sulle due gambe, e per le altre è l'ultimo, e invece si fermano dietro appoggiando le due mani sui piedi, per cui stessa posizione in due punti diversi dello spazio. E andiamo ad allungare lì la schiena, o passivamente o attivamente se siamo dietro davanti cambia. E srotolo una vertebra alla volta giù, con controllo per chi è dietro, e torno a sdraiarmi giù per chi era a sedere. Abbraccio le due ginocchia, brave. Ok, andiamo ad appoggiare i due piedi al pavimento, braccia lungo i fianchi. Andiamo a slanciare la gamba destra 8 volte al soffitto, alzando il bacino alla mezza punta e tornando giù. Semplici 8 volte, senza salto. 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 e 8 e cambio gamba, 8 con la sinistra, vado 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6, il bacino sale piatto, 7 e 8 e rilascio. Che cosa è capitato? No, non è capitato niente, ok. Rilascio giù, abbraccio le due gambe. Vado a mettere le due gambe a soffitto. Inspiro per preparare. Fuori l'aria, vengo sul naso, mento testa. Prendo la gamba destra con le due mani. Allontano la sinistra. Tiro. Faccio tutto il giro, 8 volte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, senza mani. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio gamba e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, senza mani, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tiro per 4, tiro, 2, 3, 4, cambio, tiro, 2, 3, cambio ogni 2, tiro, tiro, cambio, tiro, tiro, cambio, tiro, cambio ogni singolo, fuori, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aggiungo la torsione, mi aggiungo la testa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e rilascio adesso. Lotta di addominali. Restate lì pure abbracciati tranquillamente. Non capisco qua cosa succeda. State un attimo. E andiamo a riallungare le due gambe al pavimento. Braccia vanno verso il soffitto, inspiro per preparare e fuori l'aria, vengo su, naso, mento, testa e continuo a venire su fino ad allungare avanti. E andiamo a mettere una gamba piegata avanti e l'altra piegata in laterale. Ci sediamo sul gluteo sinistro per iniziare, mano sinistra lato, la gamba destra si piega vicino al gluteo, la sinistra si allunga nella diagonale avanti al materassino. Da qua andiamo a fare una rotazione che ci porta su e ci riporta giù. È leggermente diversa da quella che abbiamo fatto prima in diagonale,
vado qua più sul aprire il petto e la schiena all'indietro, pensate di quasi di dover andare in un ponte. Quattro volte per lato, siamo a due, la prima la considero una spiegazione, e tre e quattro e cambio lato, per cui glute destro d'appoggio, gamba sinistra piegata vicina, mano non troppo distante dalla spalla e vado, apro, allungo uno, il primo è sempre anche per calcolare distanza mano piede, due e tre e l'ultimo quattro e rilascio giù avanti sulle due gambe di nuovo. Oh yes! E sarete liete di avere le braccia! Giro di braccio completo oggi, fine marzo, c'è un caldo che va benissimo, per cui mani piegate, bacino si stacca e vado, un piccoli moleggini, do 3, 4, 5, 6, oh, 1, 2, 3, 4, 6, molleggio con le braccia, 1, 2, 4, 5, 6, i gomiti vanno uno verso l'altro, e 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 6, 6, e 1, 4, 5, 6, e on, forza, 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 e rilascio momentaneamente avanti prima di fare i due 8 grandi e lenti e prendo il coraggio, stessa cosa ma sono gli ultimi due 8 grandi e lenti, per cui rimetto in posizione e vado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e rilascio. Andiamo a tirare con le seconde le braccia che so che alcune di voi le avranno sentite più di altre. E cambio e tiro da sopra. E cambio braccio. E cambio, tiro da sopra. Ok. Andiamo a risdraiarci al pavimento. Sto guardando che si è molto qua. Meglio. E andiamo a fare le nostre circonduzioni con la gamba destra, 4 in un senso, 4 nell'altro. Gamba destra parte al soffitto, inspiro, apro la lata basso e fuori l'aria torna su. E 2 e su. E 3 e su. E 4. Cambio senso direttamente, abbasso, fuori l'aria su 1. E in 2. In 3. L'ultimo. Finito in torsione al quarto, meditata. E torno al centro, gamba sinistra, stessa cosa, apro lato abbasso 1 e fuori l'aria su, e 2 e su, 3 su, 4, cambio il senso, abbasso, fuori l'aria su 1, in, fuori l'aria su 2, in, attivo bene gli addominali, 3 e l'ultimo, finito in torsione a destra e allungo il braccio opposto a lato. E torno al centro. Braccia al soffitto, inspiro per preparare, fuori l'aria, vengo sul naso, vento a testa, fino a dietro lo suo sacco, mi fermo lì, appoggio le due mani dietro, piego le due gambe, andiamo a fare queste
circonduzioni con le due gambe da qua, 4 e 4, le gambe partono tese sul tutto, si aprono a lato, si abbassi, chiudono abbassandosi senza perdere il bacino e ritornano su. E 2, se perdo il bacino le tengo più alte, e apro, chiudo, su 3, e apro, chiudo, cambio il senso, abbasso, apro a lato e su, fuori, fuori, e 3, su, e l'ultimo 4, su, e allungo avanti. Mi siedo dritta a sedere sugli ischi, srotolo giù una vertebra alla volta, mi fermo al pavimento, appoggio le due braccia. Ora abbiamo gli slanci che finiscono in ponte con il saltino, e l'ideale sarebbe, per chi li ha già fatti, non perché è la prima volta, perché la prima volta puoi ripetere quelli di prima senza il salto, per chi invece sta lavorando sul salto l'ideale è sganciare, arrivare fino a sustando su, quasi che potessi prendere una candela da qua e poi tornare giù. Per cui andiamo a lavorare veramente sulla bellezza, ampiezza del movimento. 4 per gamba, ovviamente posso anche tornare giù in diretta, non cambia la vita, ma lavoriamo in quella direzione. E calcolo che ne avete fatto uno? Sì. 2, 3 e 4, cambio gamba, emozionante, eh? E vado, slancio 1 e slancio 2, anche il ritorno dovrebbe essere leggero, 3 e 4, chi vuole si può fermare lì in candela, chi non può o non ha voluto, perché l'ho detto troppo tardi, due gambe a soffitto, le portiamo dietro e le portiamo in candela. Restiamo un attimo qua a sentire la posizione e a recuperare un po' di energia. E riabbasso le gambe piano piano dietro, srotolo giù. Ok, gambe 90-90. Andrez, vengo su, naso mento testa, stendo le due gambe. Pulso con le braccia, dentro l'aria per 5 e fuori l'aria per 5. Se voglio venire molto più su va benissimo. Fuori, in, fuori, in, fuori, in, fuori, siamo a metà, in, fuori, in, fuori. In, fuori, in, fuori, in, 2, 3, qua, 5, fuori, 2, 3, qua, 5, e rilascio giù, dico di no con la testa, tiro bene le due gambe, andiamo ad allungare la gamba destra al pavimento. Tiriamo tantissimo il ginocchio destro verso la spalla, da lì cerchiamo di prendere dove arriviamo la gamba, lasciando il ginocchio lì, per cui la gamba non si stenderà, ma la premiamo bene verso la spalla e inizierete a sentire un bello stretch indietro. Se volete prendere l'esterno del piede, ci arrivate, ben venga. L'altra gamba in allungamento. Non pensate di stendere la gamba, pensate di strecciare bene la pancia del muscolo. E rilascio, cambio gamba. Prima tiro bene il ginocchio alla spalla, vado a sentire tutta la zona lombare che si allunga, poi da lì non cambio il ginocchio e inizio a stendere leggermente di più la gamba. Se arrivo a prendere il piede ben venga, magari sono qua va bene lo stesso, l'importante è che siate a quella via di mezzo comoda per iniziare a sentire a tirare i femorali, ma in totale sicurezza rispetto alle articolazioni.
e rilascio, mi appendo alle due gambe, faccio un rotolino avanti e indietro un paio di volte per tornare a sedere. E dal sedere andiamo a mettere la gamba sinistra dietro, gamba destra davanti. Affondiamo leggermente il bacino in avanti in modo da tirare bene i flessori dell'anca e con la mano opposta al piede dietro andiamo a prendere il piede dietro andando ad aumentare lo stretching del quadricipite e dei flessori dell'anca. Calcolate sempre un po' l'intensità tra piede vicino al gluteo, vado più sul femorali, e invece bacino vicino al pavimento vado più sugli adduttori, sui flessori dell'anca, scusate, non adduttori. E cambio, porto la gamba sinistra in avanti, ginocchio è sempre importante in tutte queste posizioni che sia protetto e non superi la caviglia, e vado a prendere il piede dietro e gioco anche qua tra spingere il bacino al pavimento e invece premere prima il tallone al gluteo e poi cercare di spingerlo giù. Sentirete lo stretching spostarsi dall'alto al basso e vedete voi dove fa più male, di solito dove ne avete più bisogno, purtroppo dovete rimanerci, consigliato. E rilascio. Ok, rialliniamo a quattro zampe, facciamo un bel passaggio dal triangolo. Belle respirazioni profonde da lì, sento come è cambiata la posizione, comodità, scomodità, punti che tirano diversi dalla prima parte della lezione. E quando volete cammino dietro con le due mani dai piedi e anche qua faccio un check di com'è adesso il mio stretching rispetto all'inizio della lezione, la mia muscolatura, la mia schiena, come la sento, riesco a rilassare completamente il collo, dove sento il peso, sento le due gambe uguali, un check, consapevolezza. E piego le due gambe alla fine e srotolo per tornare in piedi e allinearmi super super bene. Dal piedi, peso interno e esterno ben distribuito, una sensazione di sostegno addominale che sale lungo con tutta la colonna vertebrale, spalle e petto aperte, testa, atteggiamento un po' snob. Bravissime! Oggi sono stata un po' dinamica, più diciamo che ho messo tutta la dinamica che avevamo fatto senza spiegazioni. Spero che vi sia piaciuta. Spero. E vi saluto.